9:27. Buongiorno a tutti. Ciao. Però silenzia tutti poi. Sì, ciao. Siamo già in online. Allora, mi raccomando amici, prendete il microfono e dopo lo disattivate, va bene? Fin quando non partiamo. Poi io ve lo tolgo. Madonna, che bella. Quanti siete? Condominio. Guardate. Madonna, che musica però. Fatemela cambiare. È meglio stare zitti. Ecco, perché... Ecco. Eccoci qua, buongiorno a tutti, vediamo se YouTube... Ciao YouTube, cosa dite? Lo vedete? Va a scatti? Mi sente bene YouTube? Dobbiamo fare anche una prova audio, amici, prima di partire, vediamo. Prova. Sì, ok, come si sente? La mia voce bassa? Cosa dite? Va bene. Va bene così? YouTube, di cosa dite? Prova, sì, ok. Allora, no, era solo per fare la prova. Allora, ecco, non volevo svelarvi, ma tanto voi del condominio di Santi Moniti già la conoscete, questa playlist, è la famosa In the House, volevo riproporla oggi per la festa dei lavoratori, perché oggi di fatto è il 1° maggio. Ciao a tutti, siete bellissimi, siete su YouTube, ve lo dico, quindi questa lezione resterà negli anni. Grazie per essere qui dietro senza problemi. Allora, qualità dello streaming, cosa dite amici? Si vede bene su YouTube? Vado a scatti? Ho dei messaggini che mi dicono... Va benissimo, Luca. Va benissimo, va bene, speriamo che duri. E quindi oggi festa dei lavoratori e quindi è giusto che qualche lavoratore festeggi e faccia divertire i lavoratori, ok? In realtà questo non è un lavoro, è una passione, perché chiamare lavoro un qualcosa a cui ti piace fare è una cosa veramente di gran fortuna. Di fatto oggi festeggiamo... È una giornata importante perché, come sappiamo, noi italiani siamo tanto attaccati alle tradizioni e ai valori italiani. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e quindi oggi è la festa nostra, ok? Allora, ho provato in questo giorno di festa... Ah, ok, devo aspettare un attimo. Ho provato a creare un grafico. Ci siete ancora a condominio? Sì, ci siete? Intanto, spettatori su YouTube 32, svegliateli, condividete il link, mettiamoli sulla bike, facciamo come facevamo una volta. Guarda che sono tremendi, ci vogliono tutti bene, no? Ma c'ho mica voglia di mettere qua a pedalarsi alle 9:30 di mattina. Allora, dopo se la fanno in differita, no? La fanno in un mese, 7.000 persone. Qua oggi dovete essere insieme a noi, ok? Quindi, al di là di questo, state aumentando, dopo questo siamo già in 40. E, allora, di fatto il percorso è un percorso in salita, sì. Oggi si pompa di gamba, perché poi la scelta musicale è una scelta... È un po' più orientata al mondo, quello della house music, mi sono ispirato a quello, ma in realtà non è solo quello. E di fatto le musiche che contraddistinguono questo tipo di musica, o comunque che ho usato, sono musiche che sono abbastanza lente. Questo implica il fatto, se dobbiamo fare questo grafico che vedete in sovraimpressione, dobbiamo pompare bene con le gambe. E quindi, siccome è una progressione che andrà su, sicuramente a fine lezione, se siamo riusciti a proporre una roba del genere, avremo male alle gambe e quindi domani vi consiglio di riposare, okay? Poi ci ritroviamo martedì e facciamo le live, ok? Perché domani non faccio live, ho deciso di tenere un attimino così, anche per potervi dare un attimino la possibilità di recuperare bene e farla bene questa, ok? Quindi di fatto due grandi tronconi di lavoro e... Però sarà difficile mantenere il cuore così, perché la musica, noi andremo a cambiare delle tecniche, però di fatto quando mollerà la musica, quando andremo a sedere, dovremo cercare delle stabilizzazioni che ci mantengono nell'obiettivo. E quindi sarà molto, credo, utile seguire il grafico, perché comunque avanza. Questo è un sistema... È un'applicazione che si chiama Bicycling, è una bellissima applicazione, ormai è un mesetto che ci lavoro
devo ringraziare gli spagnoli, i soliti spagnoli, Nacho, che è l'ideatore di questa applicazione, che è veramente bella. E quindi vediamo se sono riuscito a configurare bene tutto quanto. Io direi che sono le 9.32, non avete capito niente come al solito, ma vi guido passo passo, okay? Poi c'è la differita, resta qua, avete modo di rifarla 450.000 volte, ok condominio? Io spero, se non vado in lag, la chat, intanto vediamo se riesco a aprire una chat in una finestra un pochettino più importante. Se la metto qua la chat, magari la leggo. Bene, vediamo se riuscirò. Avete ancora il volume? Volete salutare un attimo a casa, la mamma, la nonna? Ciao ragazzi, saluto buona pedalata a tutti. Bravi. Saluto. Ciao. Allora, buona pedalata. Ciao. Salutate ciao. Tutti quelli che vi conoscono. Ciao. Allora, intanto io do un occhio. Cerco di dare un occhio anche alla chat di YouTube e vedo dei nomi. Oh, Daniela, ciao. Allora, Rita, sei di qua e di là. Rita, non è qua Rita, aspetta, l'avevo nominata. Va bene, dovremmo avere un addetto che legge la chat e la riporta in chat. Così fa un riepilogo di tutto. Stanno aumentando gli spettatori simultanei. Io direi che potremmo partire con questa prova. Con questa prova ce la faremo, amici? Cosa dite? La chat è qua. Potremmo farcela, sapete? Potremmo farcela. È che per avviare il tutto devo sincronizzare un po' di cose. Intanto vi tolgo il volume. Ciao Eli! Ecco qua. Ciao Matti. Ciao a tutti. Vi tolgo il volume, non ve lo do più. Allora, adesso potete parlare con la chat, va bene? A gesti, con l'empatia, che è molto bello e utile. Allora, io potrei partire anche con i cronometri. Amici, poi vi spiego tutto in corso d'opera, perdonate la mia emozione, ma sapete che quando sono su YouTube sono un po' come un bambino. Allora, 3, 2, 1. Ok, allora, se tutto è partito. Bene amici, emozioni! Ok, allora, così oggi, ok? È una playlist danzante mascherata da allenamento. Tribù, bello, sì, energia, la sento. Allora attaccate il cardio se volete avere un riferimento di quello che state facendo. Sì. Chat quasi sotto controllo. Buon 1° maggio a tutti! Tutto sotto controllo, no? Mi sembra tutto sotto controllo! E non mi sembra vero! Stringi un po'! Deve essere lento! Sì. Stringi un po'. Siamo a riscaldamento. Tribù, ma quanta emozione vedervi così numerosi. La stazzetta privé. Pian pianino, va bene, permettetemi che c'ho mille cose da fare io adesso. Eccolo, disco purple in the house. Stringi un po', 65% è il nostro obiettivo, ma non subito amici. Ecco, adesso tutto sopra controllo.
posso rilassare. Frigi. Allora, chat di YouTube, dai, madonna mia, fate qualcosa, state pedalando, non riuscite a fare due cose in contemporanea. Non riuscite a farle. Ok, ho preso la chat. Sì. Bravi. Lo dobbiamo pian pianino mettere dentro questa musica, la nostra attività. Pensate, riteniamo che questo sia un qualcosa che il giorno della festa dei lavoratori ci faccia bene. Eh? Ok. Come va, amici? Hey, stringi un po'. È l'obiettivo, ok? Dobbiamo andare pian pianino al 65%. Sì. Sì, falla entrare la musica. Con un po' di calore dovuto alla resistenza. Hey. Sì, sì. Pian pianino, è una lezione che va a lavorare sulla resistenza. Allora vedo la chat di YouTube che... Ah, bravi, bravi. La mia stanzetta dietro non lo può fare. Hey. Pian pianino. Pian pianino. Ma che belle! Ma che bella questa finestrella italiana! Questo spaccato qua dietro a me! Sì, amici! Come sono le gambe? Le stiamo cominciando a sentire? Mannaggia! Non l'ho avviato! Ma che pasticcione questo istruttore! Stringi un po'! Nelle gambe deve incominciare a sentire un dolore lievemente latente. Sì, lievemente latente. Più pianino, amici, sì, sentila. Ah beh, così. Sì, un nostro riferimento, un cardiofrequenzimetro, ok? Impostiamo sulla nostra attività. Hanno messo anche il padel adesso. Sono andato negli sport acquatici. Devo dare gli sport indoor. Sì, amici, 65%, calore. Eccolo qua. Ah, abbiamo tutto sotto controllo. Allora, dobbiamo avere l'obiettivo di svegliarci. Perché vi ho visto un po' lo spaccato di quello che in realtà succederà in tutta Italia è qua dietro, no? Quindi sono un po' assonnati, no? Sì, sì. E ad ogni battito di musica entra dentro energia. Allora, come al solito, lasciamo la pianura per dare un po' di agilità, un po' di freschezza, un po' di frizzante, un momento frizzante al nostro riscaldamento, ok? Ciao Dede! Ciao Dede! Un saluto alla nostra Dede! Guarda Dede, tutti per te! Oh, com'è? Ci cominciamo a sentire un po' carichi di ossigeno almeno. Ossigeno.
Ok, allora, se quella resistenza che ho messo ovviamente la sento troppo fastidiosa, libero un po'. Tanto adesso dobbiamo avere una reazione a dei jump, ok? A fare dei jump. Reagiamo alla musica, così com'è veloce. In questa serie di jump dopo ci permetteranno di stabilizzare nella parte finale con un po' di pianura, quello che ci piace tanto fare, ok? Otto tempi, la cosa più semplice. Cosa dite? Ci proviamo come se fosse una danza. Vai, 1, 2, 3, tribù, 5, 6, 7, e, e. Rendilo senza angoli. E, e. Facciamo ancora due, ok? E. E, e. E, e. Ok, resto qua, stringo un po', poco a poco. Com'è andato, amici? L'avete percepita come un'onda di calore emozionale? Un qualcosa che sta andando, eh? Bene. Ci proviamo di nuovo. Jump da 8. Ok, digestiamo. Se volete un piccolo incremento, 5, 6, 7, vai, 1, sì, allora, sì, sto prendendo confidenza con la musica, con il battito, poca resistenza mi permette di andare a disegnare con i miei piedi su questo spartito musicale. E. 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 Allora, resta qua. Come va, amici? Siamo tra il 65 e il 70%, ok? Quindi proprio easy. Eh? Sì, già. Set, prova. Hey. Sì, dolce. Hey. Come amici? Onde? Sì. Sì. Facile. Tra 70 e 75%. E, ci, c'è, c'è. E, leggero. Leggero. E. E, e. Ciao Francesca. E, e, vai. Allora, mi raccomando, se riesco a tenerlo facile vado avanti. Jump. Mi porto al 75%. E in facilità, quindi gestisco. C. E poi l'ultimo pezzo lo stabilizziamo in pianura. E. Facile. Oh, sono tutti qua che chattano e non pedalano. Sì. Mannaggia, abbiamo creato dei mostri. E. Che analisi lo sta facendo? Ultimo. State annoiando. Ok. Ho perso il jump. Stringi, stabilizza. Tribù. Hey. Così. Così, così. Pompa. Non serve tanto. Serve la necessità di stabilizzare. Sì, sì.
vedete il percorso, no? Sono ancora 20 minuti che ci separano da quella prima vetta. Yeah. Devi solo stabilizzare. Sì. Amici. Ok. Rallento. Bene. Possiamo ritenere il riscaldamento una cosa passata. E 12 minuti. Ho della resistenza, giusto? Tribù. Tribù, 3G. Pian pianino mettila nelle gambe, perché questa adesso mollerà tra 18 minuti. Ok? Stringo. Hey! Pronti? Devi pompare nelle gambe. Ok? Il lavoro gratifica. Ma se è fatto bene non fa male, amici. Stringi. Lavoro nelle gambe oggi. Hey! Running mountain, ok? Cosa dite, amici? Fuori! E così, così! Pompa! Non deve scendere, deve salire! Tra 75 e 80%! Segui l'obiettivo del grafico! Pompa! Sì, sì, ancora. È un running di montagna. Pompa con la resistenza. Porta sul cuore. 75%. Stai andando pian pianino sopra. Porta a sedere. Attenzione quando siedi. Ci sono i tranelli. Ci sono i tranelli. 3, 2, 1, rientro. Prova a non toccare niente, perché il grafico, cioè, io credo che già ottimizzando un po' la tua pedalata puoi abbassare di quei piccoli punti percentuali la tua frequenza cardiaca. Quindi non toccare, vai avanti. Lavora sulla forma. Lavora sulla forma. Ok, ti attesti di nuovo al 75%. Te lo ricordi? Cosa dite, amici? Dobbiamo creare linearità. Adesso con questo nuovo running, però, andiamo più in su. Pompa, stringo, dai. È un running mountain, ok? Bello, muscoloso. Mi porta un po' oltre l'80%. Già. Sì, ci proviamo. Amici. Su. Pompa, su. Qua. Dai, 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 devi salire. Con la resistenza succede. Ciao Vania. Come, amici, siamo arrivati al limite, Rabuco? No, ancora? Vabbè, dai, adesso ci arriviamo. Sempre con i running mountain, va bene? Attenzione quando andiamo a sedere. Attenzione quando andiamo a sedere. Yeah. Sì, sì, sì. Ci siete, amici? Condominate dietro a me, ci siete? 15 minuti per arrivare su. Rientro. Ok.
cerco di portarlo. Ok amici, cosa dite? Hey, ci siamo? Stabilizza, limite aerobico, non è facile. Tribù, energia, hey, pompa, è la nostra sigla da youtuber, hey, sta scendendo il cuore, 80%, pian pianino si va su, non è semplice. Running mountain, ci siete? La date un po' di energia? Ehi, hey. Dai, lo so, non è facile. Dai che siamo su YouTube, seri! Running mountain, tribù, la danziamo! Fuori! È lenta, è tremenda. Hey! È tremenda. Oh, buttati di peso, sì! Riprendi la gamba! Stai salendo! Stai salendo! Lei non molla! Per 13 minuti non mollerà! Devi solo gestirti tu! Ok! Prova a risedere! Vedi tu! Ti potete stabilizzare molto questa discesa! Se vuoi dare continuità, perché non vuoi interrompere la connessione che ti si è presa, andiamo avanti! Running! Hey! Opa! Limite aerobico, te ne accorgi? Da lui! Tribù! Avete paura, eh? Pompa! Sono progressioni musicali e ci porteranno oltre l'85%. Rimani su. Allora, vedete quelle piccole montagnette davanti a noi? Pompa! Bene. Stringo! Pompa! Ottengo le stesse cose stringendo un po'. Pompa! Sì, così! Dai, condominio! YouTube! Ci siete? Hey! Dai energia! Oh. Ok. Abbiamo perso lo spunto. Rientro. Cerca di non toccare. Ritrova la testa. Tribù, qua. Stabilizza il limite aerobico. 4 tempi di jump. Andiamo avanti così. Ok? La conosci? Amici, vi faccio uno screenshot, dopo lo pubblichiamo, lo dico. Vai. 1, 2, 3, 4. Lui sta salendo. È circa stabile nel limite aerobico. Pian pianino sta salendo. E resta nel quadrato. Sì, così. 4 tempi. E 1, 2, 3, 4. Appena puoi. 3, 4. Se sei entrato nel loop,
sei circa il limite aerobico, dai un pizzico di resistenza e continua a fare quello che stai facendo. 3, 4, sì. Sì, mantieni la connessione. Ti conviene. Come sono le sensazioni? Non sono belle qua, è vero? Sì. 4, sì. Potente, in salita. 3, 4, sì. Trovati in un equilibrio nella follia. 1, 2, 3, 4, sì. Tribù, 1, 2, è una progressione. Ok, libera un po'. Ci viene concesso solo un attimo. Tutto ok? Tutto ok? Bene. Allora, sì. Sì. Amici, lo facciamo scendere pian pianino. Torniamo al limite aerobico, ok? Pian pianino. Sì. Hai due scelte. O farlo scendere e poi mantenere, o permettere che scenda pian pianino. Sì, sì, lavora. Lavora sulla freschezza del tuo movimento. Resta qua. Ehi. Hey. Sì. Se decidi di mantenerti seduto, devi lavorare tanto, sì. Ritmo. Provateci. Ehi. Sì. Bene. Ok. Allora amici, ditemi se riuscite a tenerlo, va bene? Ditemi se riuscite a tenerlo. Tecniche miste. 7 minuti per raggiungerlo, ok? Entriamo dentro in the house. Entriamo in the house. Siamo già in causa. House Fitness, va bene? Ronnie Mountain, il DJ, ci darà qualcosa in più per raggiungerlo, ok? Tribù. Sta a te decidere se prendere quest'onda. Lei arriva pian pianino, la cogli da lontano. È quella l'intuizione. Viene colta da lontano. In the name of love. Peace. Su. Peace. Ranni. Incomincia a costruire con dei momenti in sitting che permetteranno l'avanzamento in livello superiore. You need something spiritual. Elevate your mind. Così. Stringi. Dall'80% in su adesso. 6 minuti. Grandi, grandi. Sì, chat. Avete i piedi per scrivere. Avete i gomiti. No, non è vero, c'è il Siri. Sta salendo? Sta salendo? Quando siedo? L'attenzione deve andare alla stabilità. A ridare di nuovo stabilità, lo so. Ed è stabilizzante. Ma tutto ciò che ci destabilizza ci sta facendo pian pianino avanzare, ok? Sì. Prova a sedere e la tenti, la tieni tu da dentro, è una concentrazione tua. La strada continua a tirare su. Rientro, stringo.
cambia postura, standing mountain, ok? Questo mi permette di premere di più sulle ginocchia, su questo impasto. Lo so, è pesante, ti stai tirando su, sì, dietro nel tempo, è normale. Continua a girarlo, continua a farlo girare e non si asciugherà. Standing mountain, fuori, hey, su e lenta, pompa. Hey. 85% superato. Attenzione amici, sono 4 minuti. Non perdere adesso, perché in questo 4 minuti ti potresti fare male. Hey. Testa. Sì, così. La postura non si lascia. Si porta con sé fino all'ultimo respiro. È ovvio, il livello si alza, le risorse incominciano a non bastare per fare tutto, devi cominciare a fare delle selezioni, dare delle priorità. Stringo, chi vuole, chi accetta la sfida, si mette a sedere insieme a me, ok? Rientro, rientro, attendila che andrà via. Ritmo, questa è testa, questa è determinazione. Sei tu, è il momento. Vai. Energia. Due minuti e mezzo, amici. Lo senti, no? Lo senti, no? Dobbiamo reggere. Ancora due minuti e 20 secondi. Amici, running. Running. Non perdere la testa, sennò è la fine. Running. Hey. Datemi energia adesso. A tutti. Hey. Meno di due minuti. Pompa su. Sì, così. Sì. Allora. Dietro. Ok, libero un po'. Come amici. Un minuto. Salgo. Aria. Ci siete? Ci siete? Stringo. Stringi. Pompa. Adesso. Riprovaci. Stringi adesso. Hai 30 secondi. Pompa. In the name of love. Sì. Love. 20 secondi. Dieci secondi. Dentro, libero. Allora,
come amici, è andata. Togli. E come tradizione vuole, un bel contrasto qua. Libera, lasciala entrare. La voce dell'arte, che è anche una fragilità da preservare. Sì. Oggi è la festa degli artisti. Sì. Vai, 65%, anche di meno, tieniti anche un po' più in su. Io adesso ti proporrò un running che ci farà ripartire. Cerca di toccare almeno il 70%. Tribù, siamo pronti per la seconda? Avete visto com'è lenta? Avete visto youtuber? Ci siete? Allora, mettete la campanella, amici di YouTube, sulle mie notifiche, così sapete prima quando le organizzo queste live, perché è raro che organizzo una live. Allora, quando le organizzo sarebbe bello condividere in 200 persone, quelle persone che comunque pedalano, se ne sono 7800 in questo mese. Organizzatevi e ne entrate in questo gruppo, in questo momento di condivisione, in live. Amici, ripartiamo. È in diretta, sì, è in diretta. Oggi siamo in diretta, amici. È una diretta vera. Siamo tutti veri oggi. Stiamo rispondendo in real time a quello che sta succedendo. 30 istanzetta, istanti moniti. E YouTube dovete rispondere. Sì. Così. Ah, era un running. Mi sono distratto, amici. Cosa dite? Riusciamo a tenerlo? È facile per voi? Ciao Paolo, grande, ti mando un bacio. Grande Daniele. Oggi ho predisposto le cose, che riesco quasi a leggere anche la chat di YouTube. Mi manca quella di Zoom, proprio non ce la faccio. Siedo. Allora, cosa dite, cari fanciulli? Allora, dobbiamo stringere un po'. Stringo un po'. Allora, lo vedete il percorso, no? Comunque sta andando avanti, no? Com'è? Sta scendendo, è vero, no? Lo so. Adesso andiamo in running, ok? Lo ricostruiamo, non vi preoccupate. Ci proviamo? Eh? Sono onde. Sta a noi prenderle. Prova. Quando parte vedi tu. Agganciala. Sì, devi andare tu vicino a lei. Mica viene lei vicino a te. Lei è così. Sì, ritmo. Sì, leggero. Un bel sorriso adesso, dopo va via. Oltre 85 va via. Rientro, ok. Allora, ce lo costruiamo, vedete, è un po' vuoto, eh? Creiamo un qualcosa che linearmente ci porta pian pianino su. Cosa dite? Proviamo. Andiamo su. Provate ad agganciarlo. Vai, prova ad agganciarlo. Devi essere tu a scendere verso lei. E che cavolo, un po' di rispetto. Agganciata. Blocca il bacino, chiudi qua, sulle ginocchia. No, restiamo su. Ah, restiamo su. E lei bussa le porte giuste. Morbida la parte superiore. Sentici la libertà di viaggiare e volare con la testa con questa musica. Di
rigore se nella parte quella che sei tu. Tra il 75 e l'80%. Ce la fai? Hey! Fini 80 pieno sorriso. Tre, due, uno, siedo. Come sta andando? Ah, dobbiamo stare un po' seduti, cosa succede? Lo tieni? Da seduti o no? O è difficile? Tra il 75 e l'80%. Sì. 3, 2, 1, vai! Minuti all'ultimo piccoli, la vetta sta ai 15 minuti amici, e praticamente come sempre accade nei lavori quelli più belli e più lunghi, no, che tutto si consumerà, tutto il lavoro fatto che può essere di giorni si consumerà, rientra in pochi minuti e non è neanche detto che riuscirà l'intento. Sì. Allora, come sta procedendo? Siamo intorno al limite aerobico. Andiamo running. 3, 2, 1, silenzio, sali. Sali. Sì, è dentro te. È un fluido. Si chiama energia. Può essere liquido o gassoso. Astratto o vero. È energia. Hey! Assume le sembianze e assorbe l'energia di altra energia, anche se diversa. Hey! Wow! Dai che ci siamo! Cosa dite? Eh? Cosa facciamo? Dobbiamo scendere un attimo. Ok? Siete pronti? Sì! Allora, purtroppo la strada non fa altro che tirare in su. Allora, dei consigli. Qualsiasi cosa succeda adesso è oggetto di grande osservazione, perché qua c'è dentro la tua crescita, dentro la missione di quello che sta succedendo in questo momento. Le crisi arrivano e servono a smuoverti, ma la tua anima dentro. Allora ti chiedo adesso di trasformare questo limite aerobico fastidioso in qualcosa di consapevole, voluto e stabilizzato dalle tue gambe. Stringi. Allora, io ti faccio solo andare un attimo sui running, poi te avrai la consapevolezza che dobbiamo portarlo un po' giù questo, a questa intensità. Ci proviamo e sono sempre onde fuori. Vai, prova a vedere, forse la agganci e non la molli fino alla fine. Così l'hai agganciata. We'll be right back.
perché io lavoro qua, riesco a capire le forze. Quando siedo devo solo essere bravo a gestire le leve. Rientro. Vai. Sì, è lenta. Non è facile. Sì. Così. Allora, 80% lievemente superiore. Andiamo di nuovo in running, ci proviamo. E vai. Se senti la schiena che comincia a essere coinvolta in maniera importante, pian pianino ti sfogli, ti sposti, allunghi le mani sulle punte del manubrio, arretri col bacino e ti fai aiutare dai glutei. E tra 80 e 85%. Trovalo. Rientro. Sono momenti. Più divento bravo a trovarla velocemente, e più questo mi serve. Momenti di stabilità che mi servono per quello che viene dopo. Sì, amici. Allora, ci stiamo arrivando. E com'è? Io vi chiedo, prima di arrivare alla fine, vi faccio una domanda. Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Te lo sei mai chiesto? Non ho chiesto se fai il lavoro dei tuoi sogni, ho chiesto qual è il lavoro dei tuoi sogni. Su, stringo. Pompa. La house tutta nelle gambe. Ci riusciamo? Andiamo in running? Eh? La pensione. Luke. Su. Sentila. Come va a te? Come dura? Sì. Com'è? È dura, vero? È dura, allungati. Pompa più di quadricipiti e glutei. Vai. Allora, sei pronti? Ci stiamo arrivando. Non è ancora. Incomincio a essere sporco. Incomincio a essere in quella parte che non riuscivo a immaginare. Dovevo ritrovarmici per averla ben chiara. Se non ti sposti qua, non è possibile immaginarla. La devi vivere. Su! Tribù! Volete mollarmi adesso? Volete proprio mollarmi adesso? È più bello! Ehi! Hey! Pumpa! Su! Grandi livelli! Yeah! Sì, così, un po' goffi, un po' bastonati, sì. Arriva, 6 minuti amici. Ok, rientro, cerca di trovare una stabilità mentale, perché non è finita.
puoi anche sbagliare, ma devi ritornare subito lì. Cinque minuti, amici. Dura. E così deve essere. Sì. Andiamo su. Running. Vai. I dischi cominciano a farci. Quelli tosti. Quelli tosti. Running. Vetta. Inclinazione non indifferente. Tutto me stesso è orientato per farmi bastare questo respiro adesso e non farmi annientare delle sensazioni negative che mi stanno arrivando una dietro l'altra. Avanti! Rimani positivo! La musica non è cambiata! Rimani lì! Amici! Ci stiamo arrivando! Onde, un minuto! Su, cambia! Standing! Sentilo come bello! Pompa, tribù! Alza lo sguardo adesso! Tre minuti! Tre minuti insieme! Ok? Se non lo vuoi fare, non lo fare. E lo fai a sguardo basso. E... sì. Sì. Io vi devo però abbandonare un attimo. Capitemi. Rimani qua. Rimani qua. Rimani qua. Ok. Ci siamo, amici? Ah? Ci siamo? Abbiamo un'ultima. Libera un po'. Ok, qua si va al picco. Ok. Sì, ve lo ricordate? Stringo, era un po' la forza di Atreyu. Anche se non c'entra niente, mi è piaciuto. Su, con questo. Sì, hai pensato al lavoro dei tuoi sogni. Va bene, è una decisione. Scegliere il lavoro per avere più tempo per sé. Sì, quella è una scelta molto saggia. Perché il tempo che porta via il lavoro non te lo ridà nessuno. Stringo. Quindi, passione. Se riesci. Atreyu. Stringo. Fuori. Due minuti, amici. Sì. Dai. Corri. Fino a quella sensazione che non sai bene cos'è, ma ti fa sentire vivo. Ci siamo, amici? Opa! Rientro libero un po'. Cosa dite? Ne abbiamo ancora una. Andiamo? Eh? Prima running. Decidete voi. Amici, che belli che siete. Fuori. Sì. Stringo. Ok, massimo. Pompa di nuovo. Fini pompa adesso. Fino in fondo! È arrivata!
30 secondi amici, mamma mia, insieme, il ritmo è l'ultima cosa che devi lasciare, come il comandante della nave, non lasciare il ritmo. Rientra, libera. Togli. Allora, volutamente non c'è ritmo da seguire qua. Metti appena te la senti. Si può cancellare niente, tutto viene registrato. Ok? Nella mente mia. Siete belli, YouTube. Ci siete. Ciao Gino. Ciao Gino. Perfette. In cui ritrovi sempre tutto. Libera. Allora, no? È come quando prepari una festa o una grande cena. Stai giorni a imbastire, poi in un'ora va via tutto, però la gioia di vedere quelle facce felici che mangiano quel piatto e lo gustano è la ricompensa, non serve altro. Buona festa dei lavoratori, io oggi ho un bel pranzo, no? Una comunione. Ma le storie d'amore. Ci voleva una doppietta. Non un film. Ok, allora diciamo che in realtà il grafico scende molto più pian pianino, ma è finita. Possiamo dire che è finita. Mantieniti un po' di quella resistenza che ti permette una lenta discesa, no? Quei 4 minuti. Adesso però la chat deve esplodere, eh? Adesso la chat, perché non si sa se la rivedremo, perché succede sempre qualcosa con YouTube, mannaggia. Oh. Ciao Maura, Annalisa chi di Rienzo? La bugia più è qua, grazie Sabrina, grazie alla mia stanzetta, la nostra stanzetta, non è più mia, è nostra, degli Stanti Moniti, perché sapete che ormai siamo noi, e quindi grazie condominio di averci sostenuto e ci sostenete sempre, grazie a YouTube, popolo di YouTube, mi raccomando, cercate di sostenerci anche voi, basta comprare qualche lezione ogni tanto e pedalare con noi, è la cosa più semplice che potete fare, ogni tanto ci ritroviamo e ci hai dato una mano a continuare. È finita. Allora, una nota per i tecnici. Questa, ai tecnici sicuramente non piacerà questa lezione qua, lo dico subito. Però ho voluto fare un qualcosa di diverso, ok? Vedete? Bisogna prendere sempre spunto da idee nuove. Ci siamo ripresi, facciamo la doppietta. Ci metto la trail running attaccata. Le storie d'amore. Fantastici voi, Alessandra, voi tutti fantastici. Ero un po' nervoso ieri per questa lezione, povera Annalisa. Non mi veniva il grafico, non mi riusciva. Passava il tempo e non ce la facevo. Volevo andare fuori, volevo uscire un po', non ce la facevo. E quindi spero che vi sia piaciuta, perché c'è tanta passione, è fatta proprio oggi, quello no? Quando c'è passione si può lavorare tutti i giorni. Tu vai a correre, Luca?
vedi di farti male di nuovo la cosa là, quando ti sei fatto male. Monia, Maurizio, Ginetta, Daniela. Allora, abbiamo finito? Ci siamo rilassati? Eh? Allora, fermo le gambe. Allora, fai entrare aria. Barbara, Chiara, Eliana, Emanuela, ispira. Intanto prendi aria, va bene? Lasciami un attimo. Fabio, Giorgio, Giuliana, Giuseppina, Ilenia, Chiara, Chigno, Laura, Laura, Liliana, prendi aria, mi raccomando. Luca, prendi aria. Luca, Monica, Nunzia, Raul, non ho mai tempo di farlo così. Sabrina, Sabrina, che adesso sono due Sabrina, sono due dispositivi. Valeria, Eva, vai, 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 ancora, 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 respira. Vincenzo, vi ho nominati tutti, ed Annalisa, vai, vai, vai. Prendi aria intanto. Ok. Adesso. Velocemente, uno. Due. Tre. Cambio. Uno. Due. E tre. Braccio destro avanti a me, bello disteso, le spalle sono aperte, lo porto in diagonale, il capo lo volgo sempre nella parte destra se ho portato il braccio in lavoro destro. Ok, pian pianino rilascio, torno centrale, cambio braccio. Lo metto in tensione, lo porto a destra e giro il capo a sinistra. Chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, se domani partirai, portami sempre con te, sarò tra le luci di mille città. Rilascia, torna centrale. Pubblicità, una scusa per farti sorridere. Braccio sinistro, gamba sinistra giù, gamba destra avanti, continuo con il collo. Spalle aperte, schiena dritta. Sì, quella stupida voglia di vivere sempre mille volte. Ti ho cercato, ti ho pensato un po' più forte. Ok, cambio. Come va? Meglio? Ok, torno su. Mani sul manubrio, passo il tallone della gamba che sta dietro. Coda su. Ciao Fede! Ok. Io vi darei un po' il microfono adesso, va bene? Cambio. È finita. Ok. Bravo Luca, complimenti. Bravo Luca. Bravi voi, grazie. Bravo a voi. Luccone. Grazie a voi, grazie. Grazie boss. Grandi, grandi voi. E che energia oggi. Scendiamo. Grazie. Eccoci qua. Aspettate che vi metto così, così. Un'altra cosa. Adesso mi sono svegliata bene. Mi sa che ci siamo svegliati tutti. Allora, forza. Facciamo ancora un attimino. Allora, aspettate, vediamo. Ecco.
Ancora un secondino, ci concediamo un po' di rientro dolce. Allora, appoggio come al solito il piede sulla base della bike, la più bassa, poi ci sono le ballerine che possono fare anche come vogliono, insomma io lo faccio in sicurezza perché non sono un ballerino, ok? Apro le spalle, mi porto con il busto ad avvicinarmi sulla gamba, cosa che con le spalle aperte non è proprio semplice, specialmente, ok? Quindi cerco di andare il più possibile giù. Eravamo una cinquantina anche su YouTube, quindi ci siete ancora amici? Certo. YouTube, YouTube, ormai li conoscete il condominio, vero? Porta la gamba su, la porti dietro, chiudi le ginocchia, cerchi di tenere le ginocchia parallele, le gambe alla stessa linea. Bravi, bravi, YouTube, fatevi vedere, mandateci dei selfie delle vostre facce su Facebook, così almeno capiamo. Non restate solo dei nomi. Ok, cambio gamba. No, comunque è bello perché con questo nuovo modo di allenarsi, addirittura siamo riusciti a rendere social persone che erano contrarissime a avere un profilo Instagram o Facebook. Veramente, ce n'erano tante che avevano solo la Gmail, la mail di Google, e quindi con la mail di Google. Infatti. E poi pian pianino si sono liberate e sono diventate social. Volevo parlare con te. Ah, è bello questo, è molto bello. Ce n'è più di qualcuno, sai? Ok, porto sulla gamba, faccio il collo del piede, dietro, chiudo le ginocchia, le tengo in linea. Avete sudato? Moltissimo, tantissimo. La boccia. Anche io ho sudato. Annalisa, hai sudato? Sì. È andato sotto anche la Lisa. Ma perché era lenta, era forte, no? Con le gambe, no? L'abbiamo sentita, è vero? Ok, allora io direi che possiamo unire le gambe e farci un saluto tipo composti. Prendo aria. Mentre lo faccio, mi allungo verso l'alto, sento la schiena che torna bella in linea, dritta. Espiro, giù. E direi che abbiamo finito. Io ringrazio tutti quanti. Chi era presente oggi in live? Mi fai vedere chi è l'altra Sabrina? Fammi vedere. Ma l'ho letta in lista. Una che è in bici da corsa, può essere? Ah, sì. E tu? No. No, aspetta. È coi rulli la Sabrina, vero? Sei coi rulli. Ah, ecco. Sì. Se parli ti fai vedere, vai in video. Ah, madonna, se no vado io, guarda in che condizioni che sono. Sei bellissimo. Grazie, un po' sudato. un po' piombo. Vogliamo vedere Annalisa, vogliamo salutarla. Eccola qua, Annalisa. Non ho il microfono da darle, però. Vieni, Annalisa. Ciao a tutti. È qua. Ciao. Grazie, buona giornata e grazie a tutti per l'energia. Grazie a voi. Devo ringraziare l'Annalisa perché ieri dovevo finire la lezione, lei ha cominciato ad andare a fare la spesa, l'ho abbandonata, però dopo l'ho raggiunta in supermercato. L'ho raggiunta in velocità. È proprio bravo. Già inizio. Bravo Luca. No, brava Annalisa. Bene, allora, dopo questa chicca su YouTube... Eliana, come mai non parli? Lo sapete che... Aspettate, stacco la diretta su YouTube, va, che così vi risparmio. Ciao amici di YouTube, vi ringrazio. Ciao, vi ringrazio. Ciao a tutti. Uno alla volta vi salutano, così li vedete. Ecco. Ciao, stacco la diretta. Allora, chissà com'è venuta, c'erano dei messaggi d'errore nella diretta.